il vostro sorriso sbagliato. Allora, ci troviamo nel laboratorio di fisica nucleare del Geostaffa di Trinitapoli. Adesso gli studenti illustreranno i principi di funzionamento del laboratorio e qual è la loro finalità, e provvederemo al monitoraggio del telescopio con l'invio dei dati acquisiti in data odierna. Il 31 maggio 2012 dal professor Antonino Zitucci. L'obiettivo principale del progetto è quello di capire dove, quando e come nascono i raggi cosmici primari, protoni o nuclei, che costituiscono la cenere del Big Bang e viaggiano per milioni e milioni di anni a partire dalle zone più remote dello spazio, ben oltre la Luna, il Sole e le stelle visibili a occhio nudo. Quando un protone cosmico incontra uno stato di materia, in particolare l'atmosfera terrestre, interagisce con i nuclei di cui è fatta la stessa materia. Nelle interazioni vengono prodotte particelle dell'universo subnucleare che vivono pochissimo, frazioni di miliardesimi di secondo. Nella loro breve vita si trasformano in altre particelle il cui ultimo stadio sono i cosiddetti muoni. A livello del mare, la massima parte della componente elettricamente carica dei raggi cosmici è fatta di muoni. I protoni cosmici primari di altissima energia generano sciami estesi, composti da numerosissimi muoni, tanto più numerosi quanto maggiore l'energia del protone iniziale. L'impronta di uno sciame di altissima energia al suolo copre un'area che può arrivare a decine di chilometri quadrati. Questo progetto vuole affidare allo studio degli eventi cosmici di altissima energia, Extreme Energy Events, EEE, il compito di portare la scienza nel cuore dei giovani. Il sistema di rivelazione modulare del progetto EEE, installato in ogni scuola, è un telescopio costituito da 6 piani di rivelatori MRPC. Ogni piano è capace di misurare con grande precisione il punto di impatto della particella cosmica incidente e il suo tempo di attraversamento. L'area sensibile di ogni piano è di 1,6 x 0,2 metri al quadrato. Il sistema di lettura dei segnali avviene tramite elettrodi metallici suddivisi in strisce longitudinali, ciascuna lunga 1,6 metri e larga 34 mm. La precisione nella determinazione della coordinata trasversale del punto di impatto sarà dunque di 34 mm, ma potrà anche risultare migliore nel caso in cui due strips vicine diano segnale. Ogni strip sarà connessa a ciascuna delle sue estremità con un sistema elettronico di lettura e di acquisizione del segnale. La differenza in tempo tra i segnali a due estremi di ogni strip produrrà la coordinata longitudinale del punto di impatto con una precisione di circa un centimetro. Gli elettrodi a strips saranno posizionati in corrispondenza alle due superfici esterne del rivelatore. In questo miscelatore di gas vengono miscelati due tipi di gas, al 2% l'esafluoruro di zolfo e al 98% il tetrafluoretano. Questi due gas fluiscono dal tubicino blu, passano nella camera 3, dalla camera 3 passano nella camera 2 e dalla camera 2 attraversano la camera 1. Dalla camera 1 il gas giunge fino all'ubolatore, dove abbiamo la certezza che il gas stia flussando. Alla fine il gas esausto viene mandato all'esterno. Secondo me.
attraverso questo alimentatore è possibile dare soluzioni alle schede di front-end e ai convertitori di CDC. La scheda di front-end viene alimentata a 2,5 volt e il red e il rosso sta ad indicare il fatto che è alimentata. Questi sono i convertitori DC-DC e ad ogni volta d'ingresso corrispondono 4.000 volt all'interno della camera. Il telescopio di rivelatori, denominati MRQC, Multi-Gap Resistive Plate Chambers, è dedicato all'osservazione e alla misura dei muoni cosmici. Il sistema di acquisizione previsto per il telescopio EEE è basato sullo standard WME. La scuola ha ricevuto un crate WME con i seguenti moduli necessari alla continua acquisizione dei dati. Il TDC, acronimo per Time to Digital Converter, necessario per la lettura dei tempi di arrivo del segnale alle due estremità della camera. E poiché i segnali in uscita dalle tre camere sono 144, 24 right e 24 left per ogni camera, si devono utilizzare ben due moduli TDC. Il modulo GPS, che serve per associare ad ogni evento rilevato le coordinate temporali e spaziali, permettendo così di individuare coincidenze temporali tra muoni in telescopi distanti, riferendosi ad una scala di tempi uguale per tutti. Una scheda di trigger che realizza la coincidenza tra i segnali di OR delle sei schede di front-end, in modo tale da fornire un segnale di trigger solo nel caso in cui la particella abbia attraversato tutti e tre i piani. Il modulo WME Bridge, interfacciato al computer attraverso lo standard USB. Il laboratorio è dotato anche di una stazione meteorologica che misura la temperatura interna, la temperatura esterna, l'umidità interna, l'umidità esterna e anche la pressione atmosferica. Guardiamo un attimo quali sono le procedure per procedere all'accensione del telescopio. Attraverso questo programma è possibile innanzitutto accendere le schede di front-end dando tensione fino a 2,51 volt alle schede stesse. Poi si procede a dare tensione alle camere. Questa procedura deve avvenire molto lentamente per portare i livelli di tensione circa intorno ai 20.000 volt. Quindi è una procedura che avviene in maniera molto molto graduale. Attualmente le tre camere sono alimentate alla tensione di 19.000 volt. Questo programma invece ci consente di acquisire gli eventi che, come ci ha già detto, attraverso le schede di trigger sono soltanto quelle particelle, quindi quei muoni che contemporaneamente attraversano le tre camere. Come è possibile vedere, ci sono dei dati che vengono forniti per quanto riguarda l'ubicazione esatta della stazione del telescopio, in questo caso di Trinitapoli. Abbiamo dato l'angolo di orientamento delle tre camere e quindi attraverso il GPS è possibile anche la sincronizzazione dei tempi. Attualmente stiamo acquisendo muoni con una frequenza di 22,39 Hz, cioè ogni secondo contemporaneamente circa 23 muoni attraversano le tre camere. I dati, una volta acquisiti, vengono immagazzinati in apposite cartelle. Ciascuna cartella racchiude 50.000 eventi e poi attraverso un sistema automatico tutti gli eventi vengono inviati al centro di raccolta dati del CNAF di Bologna. Come già detto, il telescopio è dotato anche di una centralina meteorologica che, attraverso opportuni grafici e dati, ci consente di acquisire dati relativi alla temperatura, umidità e pressione atmosferica. Tutte le scuole che hanno il telescopio in funzione ogni giorno devono provvedere al monitoraggio del telescopio, cioè trasmettere
dati, come adesso vedremo nel monitoraggio che effettueremo in data odierna. Sono circa una quarantina di scuole attualmente in funzione, quelle contrassegnate in verde significa che il telescopio sta funzionando senza nessun problema, quelle in giallo ha un ritardo nella trasmissione dei dati, le scuole contrassegnate in rosso stanno avendo dei problemi di acquisizione. Come possiamo vedere, Trinitapoli contrassegnato con TRIN01 attualmente in data odierna ha trasmesso 69 cartelle al CNAF. In verde vuol dire che il telescopio sta funzionando. A breve effettueremo il monitoraggio attraverso l'utilizzo di studenti che faranno parte di questo progetto. L'avete già fatto il monitoraggio? I tre che devono... L'attenzione prima. 4,6. 9,3. 11. 9,7,8,2. 0,87. 0,53. 4,6. Allora, la temperatura dalla centralina va. 26. Pressione atmosferica 1000. 1016. Adesso sposta quello, la schermata. Di 22,35. Allora devi scrivere adesso. Ed è stato regolarmente riavviato . Possiamo guardare un attimo come attualmente stanno funzionando tutte e tre le camere, in particolare la distribuzione delle strip. Quindi andiamo ad aprire la cartella numero 27 attuale, chiediamo di vedere tutti gli eventi e guardiamo l'attuale distribuzione. È da notare che è un problema che abbiamo dall'inizio, che la metà delle strip relative alla camera 3 ha un problema di connessione. In effetti il connettore dei cavi collegati alle strip hanno un difetto nel momento in cui sono stati serrati con questo dispositivo. Per cui la camera 1, come si può vedere dalla distribuzione, funziona, cioè tutte le strip mediamente acquisiscono un numero costante di eventi, la camera 3, 12 strip delle 24 acquisiscono in maniera continua gli eventi, mentre le restanti 12 strip
acquisiscono in parte. La camera 2 funziona in maniera ottimale, infatti la distribuzione geometrica dei dati è tipica di una parabola con la concavità rivolta verso il basso. Possiamo vedere altri parametri, qui guardiamo bene esattamente come la maggior parte degli eventi insistono nella parte centrale della camera 2, questa è la molteplicità degli eventi e questi sono i parametri relativi al nostro telescopio, che vengono tutti interfacciati con i dati della stazione meteorologica. Abbiamo imparato qualcosa in più. I'm getting bugged driving up and down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, round, 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 I get around. Get around, yeah, get around, round, round.